Dopo tre sconfitte consecutive, l'imperativo è quello di vincere. Il Sustentu Sestu torna tra le mura amiche del Palamellano per sfidare la Vipigas. Costa Volpino, Marco Secci, general manager del Sustentu. Come ho detto in precedenza, questo G conta solamente vincere. Conta solamente vincere, perché la classifica parla chiaro. Siamo adesso, in questo momento, siamo ultimi da soli e dobbiamo cercare di, a tutti i costi, portare i due punti a casa. Poi giochiamo appunto in casa, quindi non possiamo sbagliare, ce la metteremo tutta sicuramente. Le ultime partite hanno portato un pizzico di involuzione rispetto agli ultimi mesi di campionato. Sembra si sia tornati un po' al periodo di ottobre-novembre dal punto di vista offensivo, ma soprattutto direi dal punto di vista difensivo. 95 punti subiti anche ad Esio, cosa sta mancando? Diciamo che sì, stiamo attraversando non un buon periodo. Sembrava, dopo la vittoria di Vicenza, di aver trovato un pochino la quadratura del cerchio. Invece sono arrivati tre pesanti stop. I primi due ci stavano abbondantemente, magari perché sai, a Padova e comunque con Faenza sono due buonissime squadre che stanno lottando per una buona posizione nei playoff. Quella di Desio non ci sta, anche se loro comunque sono una buonissima squadra. Hai detto giustamente tu, non abbiamo reagito dopo Faenza, e giustamente abbiamo preso una brutta batosta e speriamo di dimenticarla in fretta. In settimana i ragazzi mi sono sembrati comunque abbastanza sereni e positivi, adesso c'è da lavorare, c'è da mettere fieno in cascina. Scoda Volpe e Samoggia sono stati migliori dal punto di vista realizzativo ad Esio. Qual è stato il loro impatto in queste prime settimane a Sesto? Ma loro sono due giocatori molto molto importanti, cioè Giuliano Samoggia è un giocatore che comunque negli ultimi anni ha giocato sempre per la promozione in Serie A. Scoda Volpe è stato uno dei cecchini, uno dei capocannonieri delle ultime Serie B, quindi sono due giocatori che si sono integrati anche facilmente. È tutto l'aspetto generale un pochino più difficile, anche per i nostri vecchi giocatori. Comunque inserire due giocatori importanti sicuramente è stato un pochino più complicato, però speriamo già da oggi di vedere qualche risultato e qualche buon risultato. Parliamo anche della formazione avversaria. Costa Volpino è la formazione che in questo momento andrebbe per prima a prendere posto nel tabellone dei play-out. Ha un progetto interessante, finalizzato soprattutto alla costruzione di una forte under 20, però ci sono dei senior davvero di altissimo livello, Centanni, Pilotti, Bergamin, una squadra davvero tosta. E poi purtroppo due settimane fa hanno anche aggiunto Squeo, che è un giocatore che fino a tre settimane fa giocava per Bergamo, che sta lottando per la Serie A2, per la Lega 2, quindi sono una buonissima squadra, hanno un buonissimo quintetto, e ce li ricordiamo dall'andata, poi con una circolazione di palla molto veloce, e difendono in maniera aggressiva. Sarà una partita molto molto complicata, però credo che sia finito il tempo di guardare le squadre avversarie, dobbiamo guardare solo in casa nostra, dobbiamo reagire nel miglior modo possibile. Quest'oggi, non so se sei d'accordo, è necessaria una partita come quella che abbiamo visto su questo campo contro Iseo come approccio, soprattutto nel primo tempo. Sì, sicuramente. Purtroppo le partite positive ce ne ricordiamo poche quest'anno. E io vorrei anche una partita come Vicenza, dove non abbiamo giocato assolutamente bene, ma eravamo sul pezzo, eravamo sempre lì. E anche se abbiamo inseguito per tre quarti di partita, però non abbiamo mai mollato e poi alla fine è arrivata la vittoria. E oggi dobbiamo assolutamente cercare di portare i due punti a casa in qualsiasi modo. Amici di Directa Sport, benvenuti al Palamellano di Sestu, 19ª giornata del campionato di Serie B. Sustentu Sestu contro Vipigas Costa Volpino, sfida chiave in zona salvezza. Tre sconfitte consecutive per il Sustentu, che non vince dallo scorso 8 gennaio, 60-61 in quel caso il punteggio sul campo di Vicenza. Da allora, come detto, tre sconfitte. Quest'oggi l'imperativo è quello di vincere, ma attenzione a Costa Volpino. Dall'altra parte, formazione assolutamente ostica, che ha ripreso quota dopo la vittoria di domenica scorsa contro la BMR Scandiano, e che nel frattempo è già andata a segno con il suo playmaker Simone Centanni. Tre sconfitte consecutive in precedenza per Costa Volpino, compresa quella piuttosto sanguinosa in casa contro Iseo, penultima in classifica. Il primo obiettivo a portata di mano del Sustentu. Siamo in addebito dei quintetti titolari che hanno iniziato questa partita per Costa Volpino: Centanni, Borghetti, Bergamin, Squeo ed Esposito. Per il Sustentu invece Scoda Volpe, Samoggia, Laguzzi, Trionfo e Graviano. Alla tripla di
di Centanni, ha risposto Samoggia con il layup da sotto canestro, dall'altra parte infrazione per Centanni, giocatore che è anche il quarto miglior realizzatore del campionato a 18,4 di media, in realtà sarebbe il secondo visto che nelle statistiche ufficiali della Lega Nazionale Pallacanestro vengono segnalati anche Vico e Svoboda rispettivamente a 23 e 18 di media, ma che hanno giocato una sola partita, dunque non fanno testo. Simone Centanni è praticamente il secondo miglior realizzatore del campionato ed è anche un ottimo assist man. Dall'altra parte seguiamo l'azione di Graviano, cadendo all'indietro non riesce a trovare la via del canestro, l'ultimo tocco e di un giocatore del sostento, allora Costa Volpino potrà ripartire con una rimessa in zona difensiva. 3-2 il punteggio in favore della formazione ospite. 8:35 per chiudere il primo quarto. Centanni dal palleggio preso in consegna da Scodavolpa e poi si va dalle parti di Borghetti, qui ottima la linea di fondo di Centanni, il tiro dal pitturato tentato e sbagliato da Esposito, riparte il sostento a testa bassa, trionfo, vuole andare cost to cost, fermato dal fallo piuttosto evidente commesso da Borghetti. E questo lo spirito con cui il Sustentu deve giocare questa partita, trionfo cattivo nel pitturato avversario, potrà andare in lunetta con due tiri liberi. Romeo Trionfo che nel corso di questa stagione sta realizzando 10,8 punti in 30,7 minuti di impiego medio, con la mano mancina manda a referto il primo dei due liberi a sua disposizione, permette al Sustentu di tornare in parità a quota 3. Sustento che quest'oggi deve fare a meno di Mirko Pilo, defezione importante, un problema, un'infiammazione al tendine d'Achille per lui, non riusciva nei giorni scorsi nemmeno purtroppo a camminare, allora quest'oggi è stato costretto nel vero senso della parola a dare forfè. Intanto abbiamo assistito a una monumentale difesa di Laguzzi su Squeo, gli ha tolto la sedia e poi è andato a cercare il pallone. Costa Volpino che in un modo o nell'altro però riesce a mantenere questo possesso in zona d'attacco. Ci sarà una rimessa dal fondo, ora colloquio i due arbitri che sono Lorenzo Lupelli di Aprilia e Lanfranco Rubera di Roma. Dicevamo rimessa anzi dal lato in favore di Costa Volpino con Simone Centanni che è già pronto a eseguire, 8 minuti e spiccioli da giocare nel corso del primo quarto. Corretta ancora la posizione della rimessa che avrà luogo da fondo campo. Centanni riceve ora il pallone, si va fuori subito con Bergamin che è sfortunato, qui scivola il giocatore italo-argentino, su di lui la pressione di Romeo Trionfo, Bergamin riesce in qualche modo ad andare in punta da Squeo, anche lui scivola, probabilmente qualche problema di umidità ora sul parquet, da tre punti lunghissimo in questo caso Borghetti, recupera il rimbalzo di sostento, ancora Trionfo vuole attaccare il pitturato, va dentro, appoggia con la mano sinistra, esplode il palamellano, più 3 sostento, 6-3 il punteggio sulle ali di Romeo Trionfo. 4 punti per lui nel corso di questa partita. Centanni rapidissimo dall'altra parte, buona la chiusura difensiva di Samoggia prima e Laguzzi poi corre dall'altra parte, Graviano si butta dentro, c'era probabilmente il contatto falloso, in questa circostanza non è così secondo gli arbitri, allora Samoggia che tiene ancora bene su Centanni e poi pescato con lo scarico il giocatore in maglia numero 12, Andrés Bergamin, che deposita a canestro il punto del meno 1. Costa Volpino sul 6-5, 7 minuti e spiccioli da giocare nel corso del primo quarto. Andrés Bergamin, che lo scorso anno è stato protagonista, Martina Franca, è stato compagno di squadra di Davide Varrone. Varrone che è in panchina in questo momento per il sostento. Non è stata una settimana semplice anche per lui, ma dovrebbe essere a disposizione. Intanto altro canestro per la formazione di casa, stavolta ad andare a segno. E Mauro Graviano con l'arresto di tiro dal cuore dell'aria, sempre più 3 per i Pirati sull'8-5. Dall'altra parte Borghetti va a cercare in post basso Esposito, importantissimo nella gara d'andata con 17 punti a referto. Qui il giro dorsale su Samoggia è sontuoso, va a segno ma non c'è il potenziale gioco da tre punti, dovrà accontentarsi di una rimessa Costa Volpino sotto di 3 lunghezze, ancora sull'8-5, 6-31 per chiudere il primo quarto. Ancora Centanni a eseguire la rimessa, Squeo è pronto a bloccare per Esposito, riceve invece in punta Bergamin, un'occhiata dentro per Bergamin, esce dall'altra parte Centanni sullo show difensivo di Laguzzi, fallo in attacco per Costa Volpino, molto bravo qui Graviano anche a far notare il blocco irregolare del suo avversario. Dunque palla persa da Costa Volpino, buon inizio di partita per l'Accademia
che ora rimette da zona difensiva a Costa Volpino, accenna ad allungare la difesa. Vediamo qual è la scelta di coach Massimo Giubertoni, tecnico da quest'anno della Vipigas, dopo essere stato per 3 stagioni il vice di Crotti sulla panchina lombarda, reduce dall'esperienza in Under 20, Under 20 che è la squadra, probabilmente la squadra principale del progetto Costa Volpino. Tanti giocatori stanno regalando importanti soddisfazioni all'interno di questa formazione. Alessandro Esposito è uno di questi, infatti partecipa spesso e volentieri alle selezioni, la nazionale Under 20 guidata da Stefano Sacripanti, ma non è l'unico, c'è anche Coltro che probabilmente vedremo all'opera più avanti nel corso di questa partita. È ripreso il gioco, nel frattempo Laguzzi va a servire Trionfo, Trionfo che però non riesce a ricevere questo pallone, una fucilata da pochi passi da parte di Laguzzi che si accusa dell'errore, gli dice voglio il pallone sul petto. In questi casi è ripreso il gioco, banale palla persa dal sustento, si rimane sul più 3 Pirati, 5-8 il punteggio, la tripla ora se la prende, la manda a segno Esposito, abbiamo parlato di lui appena qualche istante fa, alla pivot del 97, 2,01 metri, mano educatissima dalla lunga distanza, 7,2 punti di media e 4,8 rimbalzi, educatissimo anche Dario Scodavolpe in versione assist man per Guillermo Laguzzi, canestro facile da sotto, 7-10, ancora più 3 per il sustento, era da 2 punti, allora il canestro realizzato in precedenza da Esposito, qui si va con la ricezione vicino al canestro di Squeo che si apre bene con la mano mancina, riesce a realizzare dall'angolo. Michele Squeo arrivato nel mese di dicembre dalla Comarc Bergamo, lo abbiamo già visto nel corso di questa stagione protagonista su questo parquet. Intanto Dario Scodavolpe manda a segno il suo primo canestro al Palamellano, è una tripla per il più 4 Accademia, 13-9 il punteggio. Dario Fox Scodavolpe con il primo canestro della sua partita, dicevamo in precedenza di Michele Squeo, già visto su questo campo con la canotta della Comarc Bergamo in una partita davvero importante quel giorno da parte del sustento che mise alla frusta una delle formazioni più forti di questo campionato. Michele Squeo, 2,07 metri, importante dal punto di vista fisico nel pitturato, è arrivato anche per riparare un po' alla defezione di Stanzani che ha deciso di lasciare la Vivigas proprio nello scorso mese di dicembre. È un giocatore che con il suo impatto sotto le placce può davvero spostare gli equilibri nella caccia alla salvezza. Intanto infrazione di 5 secondi sulla rimessa per Costa Volpino, esulta la panchina del sustento mentre coach Marco Sassor va a dare indicazioni a Giuliano Samoggia. Trionfo per Laguzzi in punta, Scodavolpe esce dal pitturato, va a ricevere su di lui la pressione di Borghetti, vuole andare uno contro uno, forse un contatto anche sul braccio di Scodavolpe, si lotta poi sul pallone vagante, l'ultimo a toccare secondo gli arbitri è proprio Scodavolpe che protesta ma non riceve udienza da parte degli arbitri. Costa Volpino potrà riprendere il gioco con una rimessa dal fondo. Intanto arriva il momento del primo ingresso in partita di Davide Varrone che sostituisce Guillermo Laguzzi. Entrambi nel corso della settimana hanno accusato qualche piccolo problema, Laguzzi si è allenato un po' a singhiozzo, Varrone idem, ma quest'oggi stanno entrambi stringendo i denti, così come capitan Fabio Villani non è riuscito a fare altrettanto, come già sapete. Mirko Pilo che non è presente in questa partita, qui Centanni ha paura forse della stoppata, lascia partire un qualcosa a metà tra un tiro e un assist, allora riparte il sustento guidato ancora da Mauro Graviano, il passaggio di ritorno di Samoggia non è perfetto, fischio arbitrale per una interruzione del gioco, qualche problema alla mano per Scodavolpe che può subito riprendere la partita, una smorfia di dolore per il giocatore nativo di Latina arrivato al sustento anche lui lo scorso gennaio, ne parleremo nel corso di questa telecronaca. Scodavolpe intanto è costretto a uscire, ha provato a riprendere il gioco, meglio però preservarlo. Allora coach Marco Sassaro spedisce sul parquet Fabio Villani, Scodavolpe in panchina, dicevamo giocatore inattivo nella prima parte di questa stagione, ma lo scorso anno è stato decisivo per la salvezza in Serie B della Virtus Valmontone realizzando oltre 18 di media, ma Mauro Graviano ci mette anche la tripla. Attenzione al sustento che vola sul più 7, inusuale
tiro da tre punti per Graviano, battezzato da Costa Volpino. Allora ha punito con la tripla frontale, attacca con decisione Squeo dall'altra parte, batte Varrone e realizza il meno 5 Costa Volpino. Partita che mostra tutti i connotati di quello che dovrebbe essere un match salvezza, partita abbastanza maschia, giocata con intensità da entrambe le squadre fino a questo momento. Trionfo fuori per Villani che lavora sul blocco di Samoggia, rolla dentro poi Samoggia contro Squeo, deve indietreggiare, le mani lì di Borghetti che cercano di strappargli il pallone. Samoggia riesce comunque a lasciar partire un tiro che non trova fortuna dall'altra parte, la tripla in transizione di Cent'anni che si infrange sul primo ferro, riparte a tutta velocità Fabio Villani che ha già servito Graviano. Graviano vuole lavorare sul blocco di Samoggia, si apre Varrone che fa circolare sul pitturato, o meglio scusate, sull'arco dei tre punti per Villani, vuole palla vicino a canestro. Trionfo che ha un accoppiamento favorevole con Bergamin, lavora andando verso il centro dell'area, segna con il semigancio Romeo Trionfo, nuovo più 7 su Stentu che sta giocando fino a questo momento la partita che voleva il suo allenatore. Ora a un passo dall'anticipo Villani, la tripla aperta per Esposito, errore, gran tagliafuori di Varrone su Squeo che si arrampica letteralmente sulle sue spalle, fallo per il pivot cresciuto nel settore giovanile dei Crabs Rimini, è il secondo fallo personale della sua partita. Allora vediamo se coach Giubertoni corre ai ripari, guarda verso il suo assistente che gli fa notare proprio il fatto che si tratta del secondo fallo di Michele Squeo, gioco che riprende per il momento, nessun cambio per Costa Volpino. Samoggia riceve lontano dal canestro, 2:40 per chiudere il primo quarto, Villani fuori dall'arco. Varrone lavora andando a bloccare dalle parti di Graviano, arresto e tiro per Graviano, anzi era un passaggio per Varrone che non stava però nemmeno guardando il pallone, palla persa qui dal sostento, un minimo di confusione in zona d'attacco, cambio con coach Giubertoni che ora sì fa uscire Michele Squeo che è davvero infuriato per la chiamata arbitrale che gli è stata combinata in precedenza. Torna in panchina, in campo fa il suo primo ingresso con la canotta numero 11 il capitano della Vivigas Costa Volpino, Andrea Pilotti, giocatore anche lui decisivo all'andata con 17 personali, sta viaggiando a 11.4 di media e vanta tra le altre cose un'esperienza con la Dinamo Sassari in Lega 2, era la stagione 2005-2006, una era geologica fa, praticamente era la Dinamo di Shannon, Yango e Aguiar tra gli altri, l'allenatore era Garelli e nel settore giovanile della Dinamo muovevano i primi passi anche in prima squadra due giocatori ben conosciuti da queste parti, uno è Mirko Pilo, l'altro è Alessandro Secchi che non fa più parte del roster ma che è stato decisivo nella cavalcata promozione dello scorso anno. Intanto gioco interrotto, 2:17 al termine del primo quarto, 18-11 il punteggio in favore del Sustentu, miglior realizzatore del match fino a questo momento Romeo Trionfo con 6 personali, alle sue spalle Graviano con 5, dall'altra parte sono invece 4 per Squeo, dall'altra parte altro errore per la Vivigas con percentuali non entusiasmanti all'interno di questo primo quarto, il blocco granitico di Laguzzi che nel frattempo è tornato in campo, apre il parco per l'arresto e tiro vincente da parte di Mauro Graviano che diventa allora il miglior realizzatore del Sustentu con 7 punti, che inizio di partita di Graviano, più 9 ora per i Piriati, 20-11 il punteggio. Cent'anni riceve il passaggio consegnato di Piloti, lavora bene sullo show difensivo di Laguzzi, creato lo spazio per la tripla dall'angolo, presa e sbagliata da Belloni, nel frattempo è entrato in campo per Costa Volpino, qui servito Graviano, la palla per Elia, extra pass per Samoggia, fuori giri ora l'attacco del Sustentu che deve riniziare con pazienza dalle mani di Nicola Elia, fischiato un fallo lontano dalla palla, vediamo cosa hanno visto gli arbitri, una trattenuta sanzionata probabilmente a Pilotti se non ho visto male, è rimessa dal fondo per il Sustentu, c'è un altro cambio, Gigi Cabriolu con la canotta numero 24 sta per prendere posto sul parquet, esce Graviano che si è meritato tutti gli applausi che sentite in sottofondo, 7 punti fino a questo momento per lui, assieme a Trionfo sta trascinando il Sustentu, Cabriolu va a prendere il suo posto dunque in cabina di regia, Nicola Elia lavora sul blocco di Laguzzi che riceve poi in post medio, va dentro, scivola, attenzione perché queste scivolate sono davvero pericolose considerando anche la situazione infortuni del Sustentu, dovrebbe forse asciugare il parquet in quella zona, provvedono subito
ai ragazzi del Sustentu. Intanto ha subito fallo Laguzzi in precedenza, può andare in lunetta con due liberi, speso il bonus da Costa Volpino, allora a 1.20 dal termine del primo quarto c'è spazio per i due liberi di Guillermo Nicolas Laguzzi, 9,8 punti di media, 7,1 rimbalzi in 30 minuti di impiego, sta tirando i liberi con il 67% nel corso di questa stagione, cerca la concentrazione, manda per aria il primo libero che però è troppo lungo, rincuorato dagli applausi del pubblico amico. Guillermo Laguzzi avrà a disposizione un'altra chance tra i migliori dal punto di vista statistico per quanto riguarda le stoppate. Guillermo Laguzzi, anzi, è il miglior stoppatore del campionato con una media di 1,3 a partita, sono 23 in totale invece nel corso della sua stagione. Ha mandato a segno il secondo libero, qui c'è un gran recupero di palla, il marchio di fabbrica di Fabio Villani che va a cercare Samoggia col gran giro dorsale. Samoggia viene praticamente però stoppato dal ferro, riparte dall'altra parte Costa Volpino con Belloni che mette in ritmo Centani da tre punti. Centani, errore, finisce a terra, non c'è fallo. Cabriolu qui sul fallo a mio avviso da parte di Belloni, finisce col perdere palla, va a caccia poi della sfera, in un secondo momento riesce ad arrivare dall'altra parte Costa Volpino con Belloni che consegna il pallone a Pilotti, poi c'è Centani preso in consegna da Laguzzi che accetta il cambio difensivo là dentro, cerca di strappare il pallone Elia, ci riesce poi Cabriolu, riparte Villani dall'altra parte, va dentro, perde la maniglia, l'ultimo tocco è il suo e va a protestare Villani, protesta anche tutto il pubblico del Palamellano, un po' di confusione per usare un eufemismo, prova a mettere un po' d'ordine coach Marco Sassaro che chiama time out. Ultimi 25 secondi del primo quarto, non può andare fino in fondo, allora Costa Volpino che ora attacca con Centanni, Borghetti va a bloccare per Belloni che sale in punta e riceve il pallone preso in consegna da Cabriolu che va a cercare il pallone braccio esterno da parte di Belloni, il fallo però secondo gli arbitri è della difesa, allora rimessa in attacco per Costa Volpino, questo era il quarto fallo di squadra all'interno del primo quarto del Sustentu, dunque dal prossimo si andrà a tirare dalla lunetta, 12 secondi sul cronometro. Rimessa in zona d'attacco per Costa Volpino con Belloni che riceve la sfera, Centani prova a smarcarsi in anticipo di Laguzzi, ci sono 7 secondi per attaccare, Laguzzi va da Elia che si prende il tiro da 3, Nicola Elia, esplode il Palamellano, buzzer beater di Nicola Elia che porta i Pirati sul più 13 al termine del primo quarto, 24-11 il punteggio. Riprende il gioco sul punteggio di 24-11 per il Sustentu, la firma di Sant'Elia in chiusura di primo quarto per fissare dunque il più 13 in favore dell'Accademia, punteggio per quanto riguarda il Sustentu abbastanza alto considerando che quello dei Pirati è il peggiore attacco del girone con 60 punti di media a partita, non solo, anche il peggiore di tutti e quattro i gironi del campionato di Serie B. Dall'altra parte Costa Volpino attacca decisamente meglio con quasi 72 di media a partita, ma è anche la seconda peggiore difesa del campionato con 79,5 punti di media subiti a partita. Dall'altra parte avete visto ancora l'aggressività di Dario Scodavolpe che è andato dentro a realizzare il più 15 sul 26-11, prova a rispondere Belloni con la stessa moneta, attacca forte il pitturato dall'altra parte, ci saranno liberi e c'è anche un cambio nelle fila della Vivigas con il numero 12 Andres Bergamin che torna sul parquet, esce invece con il numero 16 Marco Borghetti, tutto pronto per l'esecuzione dalla lunetta di Francesco Belloni, play guardia anche lui, giovane, classe 1994, prodotto del vivaio della Vivigas, questo è il suo quarto anno in prima squadra, ha realizzato nel frattempo anche il primo dei due liberi a sua disposizione, ha sempre incrementato le sue cifre Belloni nel corso della sua esperienza a Costa Volpino in prima squadra. Questa stagione sta realizzando 8,7 punti di media in 28 minuti di impiego con 4,5 rimbalzi e 2,8 assist, cifre dunque di tutto rispetto per Francesco Belloni che ha fatto 2 su 2 dalla lunetta, 26-13, Samoggia gioca avvicinandosi a canestro, lascia partire il tiro cadendo all'indietro, c'è il tocco sul braccio, fallo e due liberi per Giuliano Samoggia, anche lui novità del mercato invernale del Sustentu.
alla Sassarese, classe 1993, arrivato come saprete da Piacenza, dove ha giocato la prima parte di questo campionato, un vincente. Tante promozioni conquistate, tra le altre con Fortitudo Bologna e Tortona, squadre che però poi non è riuscito ad accompagnare anche in Serie A 2, anche se avrebbe assolutamente meritato una chance. Giuliano Samogia, che è tornato in Sardegna dopo 5 anni in giro per l'Italia, 16 punti contro Desi, è stato il migliore dal punto di vista realizzativo tra i pirati. Questo G è chiamato a trascinare i bianco-blu sotto le plance, primo libero realizzato da Samogia, che presumibilmente dopo andrà a uscire per rifiatare un attimo. 2 su 2. E allora esce Samogia, torna in campo Davide Varrone, staffetta tra lunghi, ora nelle fila del sustento, applaudito Giuliano Samogia, 4 punti finora nella sua partita, 28 a 13 il punteggio per i bianco-blu, mentre attacca Belloni dal palleggio consegnato di Bergamin e poi si va in punta da Squeo, anche lui è tornato in campo. Nel frattempo Laguzzi va a prendere in consegna Piloti, interessante questo duello, spalle a canestro. Tenta l'anticipo Laguzzi, riesce solamente a deviare il pallone, di messa in attacco per Costa Volpino, 9 secondi sul cronometro dell'azione, 8.59 invece per chiudere il primo tempo al Palamellano di Sestu, rimessa per Cent'anni, si smarca e riceve Bergamin, poi si va in punta da Belloni che lavora dal palleggio, esce dai blocchi Cent'anni, mette i piedi a posto, spara però sul primo ferro, rimbalzo lungo conquistato da Scodavolpe che predica calma ora nell'attacco del sustento, il blocco di Laguzzi per il pick and roll, la stoppata di Cent'anni su Scodavolpe che poi va a lottare sul pallone vagante ma non riesce a tenergli la sfera, Cabriolu qui va a spendere il fallo con Trionfo e Graviano, che sono pronti nel frattempo a tornare in campo. Esce proprio Cabriolu per il sustento, anzi non entra ancora Trionfo, rimane in panchina, va a dare indicazioni al suo compagno di squadra ora, che ora ha preso posto in panchina, Luigi Cabriolu, rimessa eseguita con Belloni che chiama lo schema a testa nell'attacco di Costa Volpino, Bergamin fa circolare per Piloti e poi Cent'anni, dall'altra parte esce nuovamente Belloni che è accoppiato con Scodavolpe, si lavora per l'uscita dai blocchi dall'altra parte ancora una volta di Bergamin, qui Belloni al limite dell'infrazione di passi riesce a mettere in ritmo Piloti che manda a segno il tiro da 3 punti, ottimo attacco qui da parte di Costa Volpino che lavora dando palla dentro e fuori, finalmente riesce a creare un vantaggio per il tiro da 3 punti di Andrea Piloti, il capitano della Vibigas, che realizza dunque il canestro del meno 12 sul 28 a 16. Graviano in mezzo alle gambe per l'uscita di Elia, costretto a indietreggiare dalla pressione di Bergamin, spalle a canestro Laguzzi, il tiro appoggiandosi al vetro è vincente, realizza ancora Guillermo Laguzzi, 7.40 per chiudere il secondo quarto, 30-16 il punteggio, più 14 su Stentu, rimbalzo di Varrone, molto bravo qui ancora a lavorare con il fisico per strappar via la sfera. Importante l'apporto fino a questo momento del pivot genovese che sta facendo legna, come si dice in questi casi. Elia fa circolare per Scodavolpe che prova ad attaccare il pitturato, non riesce a crearsi lo spazio per il tiro dopo lo step back, il tiro se lo prende invece Guillermo Laguzzi, lo manda però sul primo ferro, rimbalzo controllato da Cent'anni che corre in zona offensiva in ritmo ora dall'arco, Belloni sbaglia e non di poco, rimbalzo conquistato dall'altra parte da Laguzzi, ora rallenta un po' il ritmo delle operazioni Mauro Graviano che chiama lo schema 4, fuori c'è Varrone, riceve dall'altra parte poi Nicola Elia, palla per Scodavolpe in mezzo alle gambe, accoppiato con Belloni, vediamo se lo attacca dal palleggio, cambio difensivo accettato da Squeo, si prende la tripla Scodavolpe, corta però il rimbalzo lungo e di Nicola Elia che garantisce un extra possesso al sustento, tanto spazio qui per la tripla di Scodavolpe che la manda però in questo caso sul secondo ferro, non riesce ad avventarsi sul rimbalzo Laguzzi, Cent'anni dentro per Piloti, attacca il pitturato, un po' scomposta la posizione difensiva in questo caso di Varrone che viene sanzionato con il fallo personale, 6.27 al termine del secondo quarto, cambio ora si entra Romeo Trionfo, esce Nicola Elia, di qualità il primo ingresso, la prima parentesi in partita di Elia, a segno finora con 3 punti quella tripla in conclusione di primo quarto, rimessa eseguita da Cent'anni che va da Piloti, è bravo a lavorare col fisico, servire poi un assist al bacio che Squeo però non è bravo a sfruttare, allora Scodavolpe prova
a correre dall'altra parte, ora in regia assieme a Graviano che riceve il pallone, rolla dentro Laguzzi che voleva il pallone, qui un piazzato comodo per Varrone battezzato dalla difesa, non trova però il canestro, il pivot genovese Centanni prova a servire la ricezione profonda di Squeo che qui è bravo a usare il fisico e a eludere la difesa di Varrone, due facili per Michele Squeo, 18-30 il punteggio, sesto punto della partita di Michele Squeo, qui c'è il taglio di Trionfo che vuole giocare in avvicinamento al canestro, ancora contro Bergamin, è bravissimo qui Trionfo, tanto bravo quanto sfortunato perché avrebbe meritato il potenziale gioco da tre punti. Quando ha l'accoppiamento con Bergamin riesce sempre ad attaccarlo in maniera vincente, qui c'è il tocco sul braccio al momento del tiro, cadendo all'indietro, due liberi per Trionfo, esce Laguzzi generoso come suo solito, fa il suo primo ingresso in partita Mauro Passaretti per il sostentu, finora sono 5 i punti di Guillermo Laguzzi con anche due rimbalzi e un assist, tutto pronto per l'esecuzione dei liberi da parte di Trionfo che sta realizzando come detto in precedenza 10,8 punti di media, 43% da 2, 21% da 3, queste cifre, sta aggiungendo anche 3,4 rimbalzi di media, 5,45 al riposo lungo, sempre più 12 su Stentus, sul 30-18 asciugato ora il parquet, qualche problema di umidità come abbiamo detto in precedenza, si rischia di scivolare ogni tanto sul campo. Ora Trionfo cerca la concentrazione per il primo libero, libero realizzato dal giocatore del Sustentu che arriva così a quota 7 punti segnati nel match, diventa il miglior realizzatore assieme a Scodavolpe e Graviano, superati però subito dopo grazie a questo secondo libero che trova a fortuna, 32-18 ora il punteggio, mentre attacca Belloni dal palleggio va a servire Squeo che attacca ancora Varrone più rapido di lui coi piedi e realizza in reverse un altro gran canestro, Michele Squeo, 20-32 più 12 di nuovo per il Sustentu, qui Scodavolpe ha spazio per l'uno contro uno, viene preso in consegna da Bergamin, si apre Graviano, riceve Passaretti, poi si va dal playmaker in maglia numero 4 che cercava qui un passaggio all'indirizzo di Trionfo, palla buttata in tribuna, interruzione della partita, timeout in campo e dunque pausa per noi. Si riprende a giocare al Palamellano, sempre più 12 Accademia sul 32-20, 5 minuti e poco più per chiudere il secondo quarto, ancora Squeo che sta cercando di tenere in vita Costa Volpino, attacca Varrone, segna con il fallo, sta cavalcando Michele Squeo, la Vivigas un po' in difficoltà, Varrone che qui si arrabbia con i compagni, voleva un aiuto in quella circostanza, uscirà Varrone palesemente in difficoltà contro gli attacchi sistematici di Squeo che è più rapido, ha più caratteristiche di giocatore di uno contro uno rispetto a lui, Marco Sassaro va a parlargli in questo momento, molto arrabbiato Varrone che avrebbe voluto maggior collaborazione giustamente da parte dei compagni nelle ultime circostanze, Squeo in lunetta per il libero aggiuntivo riesce a portare sotto la doppia cifra di svantaggio Costa Volpino 23-32 ora la situazione di punteggio al Palamellano, vediamo come risponde il Sustentu che ora si affida a Scodavolpe, Laguzzi ribalta il lato per Trionfo, Pilotti va a prendersi lo sfondamento con grande mestiere in questa circostanza, legge bene il tentativo di Trionfo, si mette lungo la sua linea di penetrazione, fallo di Trionfo, se non ho visto male dovrebbe essere il secondo, anzi addirittura il terzo della sua partita, allora deve uscire Trionfo, probabilmente il migliore in questa prima parte di partita nelle fila del Sustentu, costretto a uscire per problemi di falli, una tegola questa per coach Sassaro che ha spedito sul parquet Elia con la canotta numero 5, attacca Costa Volpino, ora Laguzzi va a prendere in consegna Squeo, il tiro da tre lo prende, lo manda a segno Simone Centani che fa letteralmente esplodere la panchina lombarda, 26-32, sta ricucendo lentamente il parziale negativo, la Vivigas, il Sustentu ha bisogno di punti per sbloccarsi da questa lunga impasse, Laguzzi qui non riesce a tenere il pallone, Scodavolpe si addormenta un po', allora Centani che dialoga bene con Belloni, altri due punti, meno 4 Costa Volpino, partita assolutamente in equilibrio ora dopo
che il sospetto era arrivato anche sulle 14 lunghezze di vantaggio. Passaretti ha copiato con Squeo, palla che circola sul perimetro, Scodavolpe da tre, canestro importante di Dario Scodavolpe per sbloccare il sostento in questo momento di difficoltà in zona offensiva. È stato preso esattamente per questo Dario Scodavolpe, che con il suo talento può cercare di dare una mano in situazioni piuttosto bloccate dal punto di vista d'attacco. Qui il fallo lo va a spendere Passaretti, ha già speso il bonus, il sustento carichissimo di falli nel corso di questo secondo quarto. Allora liberi gratis sostanzialmente per Piloti, che va a segno col suo primo tiro a cronometro fermo. Quarto punto della partita dell'ex Dinamo Sassari, che fa 2 su 2, allora arriva a quota 5 nella gara. Andrea Piloti, capitano della Vivigas Costa Volpino, 3 minuti 40 secondi per chiudere il secondo quarto. Scodavolpe vuole ancora palla, si va invece da Passaretti, ha copiato con Squeo, poi Graviano che cerca di andare dentro, pallone impazzito, carambola sul tabellone, il possesso che dovrebbe essere ora del sustento, perché l'ultimo a toccare prima del tocco sul tabellone è stato un giocatore di Costa Volpino. Si ravvede giustamente il direttore di gara, che assegna la rimessa dal fondo al sustento. 3:30 al termine del secondo quarto, più 5 sustento, 35-30 il punteggio. Elia riceve in punta, poi c'è Scodavolpe che va dentro con coraggio. Scodavolpe alza la parabola, altri 2 punti per Dario Scodavolpe, che sta guidando ora l'attacco del sustento e arriva a quota 12 punti segnati nella sua partita, più 7, 37-30. Centani in frazione di passi, evidente qui, cerca, o meglio finta la partenza in palleggio, poi ha un gesto di stizza. Piloti predica calma, 3:14, Scodavolpe un po' perso qui dalla difesa, si prende un'altra tripla, non riesce a trovare il bersaglio grosso. Passaretti è encomiabile là sotto nel lavoro sotto le plance, ci arriva con energia, con aggressività. Passaretti riesce a ottenere una rimessa dal fondo, il pallone fuori per Elia, il blocco di Laguzzi e poi pasticciano un po' i pirati che finiscono col perdere il pallone. Riparte Centani, l'ex giocatore di Barcellona, dal palleggio ha copiato con Graviano, il blocco granitico di Squeo che poi rolla dentro, riceve il pallone, non riesce a trovare l'equilibrio per il tiro. Piloti allo scadere quasi dei 24, il pallone poi per Centani da tre, ritmo Centani letale dai 6:75. Simone Centani, giocatore dal palmarès davvero importante, che ha avuto modo di esordire anche in Serie A con la canotta della Mensana Siena. Elia dall'altra parte ci mette sempre lo zampino, Nicola Elia, quando la partita si riscalda risponde sempre presente. Elia, sesto punto della sua partita, 40-33 ora il punteggio per il sustento. Time out in campo, a chiamarlo è stato coach Massimo Giubertoni. Tutto pronto per la ripresa del gioco, ultimi 2 minuti 25 secondi di questo secondo quarto. Il sustento è avanti di 7 lunghezze sul 40-33. Elia e Scodavolpe dalla lunga distanza stanno permettendo ai pirati di mantenere il vantaggio costruito nel corso del primo periodo, nonostante secondo quarto appunto non brillantissimo dal punto di vista offensivo. I pirati sono ancora davanti, Graviano ora lavora contro Squeo, il mismatch che Graviano cerca di sfruttare andando dentro in penetrazione, poi c'era lo scarico all'ultimo momento per Laguzzi, nulla di fatto. Belloni dentro si protegge molto bene col fisico, è sfortunato però al momento della conclusione. Fischio arbitrale, c'è un problema fisico per Elia e la coppia arbitrale giustamente interrompe il gioco per andare a sincerarsi delle sue condizioni. Cambio per Costa Volpino, entra Borghetti, esce Bergamin, piuttosto impalpabile fino a questo momento Andres Bergamin, solo 2 punti in 15 minuti, lui che è uno dei migliori giocatori dal punto di vista offensivo di Costa Volpino, 9,5 punti, 3,3 rimbalzi di media, lo scorso anno come detto a Martina Franca 12,7 invece di media, cresciuto nell'Atletico Central Cordoba, vestito le maglie di Brescia, Trani e Campli, conquistando la promozione in Serie B assieme all'ex Dinamo Cristian Di Giulio Maria. È stato compagno, come detto in precedenza, a Martina Franca di Davide Varrone. Qui gran palla di Graviano per Laguzzi, che però si sbaglia, si mangia, scusate, un canestro
fatto praticamente da là sotto, non riesce ad andare a segno. Centanni a lavorare sul blocco ancora di Squeo, mano destra per Centanni, va dentro fino al capolinea Simone Centanni, ovvero rapidissimo nelle sue esecuzioni. Nuovo meno 5, Costa Volpino 35-40, e ora difesa zona, fronte pari per coach Giubertoni, che cerca così di mettere in difficoltà il sostento dal punto di vista offensivo. Scoda Volpe con problemi, riesce a servire Passaretti che ci mette il tiro dalla media. Mauro Passaretti, giocata importante questa da parte del lungo cresciuto nel basket decimo, ripristinato il più 7 sul 42-35. Centanni fuori per Belloni, buona la difesa di Scoda Volpe, poi ancora Centanni che va dentro, perde palle, contropiede del sustento, e questo è un fallo assolutamente antisportivo con Belloni che è andato a radere al suolo Graviano dandogli una spallata, si è totalmente disinteressato del pallone. Suonano francamente inspiegabili le proteste di Belloni, che è andato a metter giù, ripetiamo, Graviano, disinteressandosi completamente del pallone, da manuale questa chiamata di fallo antisportivo da parte degli arbitri. Time out in campo, nuova interruzione della partita. 43 secondi al termine del secondo quarto, Mauro Graviano in lunetta per amministrare questo fallo antisportivo sanzionato a Belloni. Il primo libero di Graviano va a segno, sono 8 punti nella sua partita, ancora una possibilità, cronometro fermo per lui, 2 su 2 importante di Graviano. 44 per il sustento, 35 per Costa Volpino, più 9 ora per i Pirati. Possesso aggiuntivo, rimessa di Villani ancora per Graviano, sta giocando una partita davvero importante fino a questo momento. Difesa zona confermata invece per Giubertoni, butta via palla però Graviano, va dentro Centanni, il fallo speso dal playmaker del sustento per impedire un canestro facile ancora a Centanni. Centanni che è il miglior realizzatore assieme a Squeo di Costa Volpino, invece con 11 punti Mauro Graviano, che gestisce molti palloni nelle fila del sustento, è anche tra i primi in campionato per palle perse con 4,2 a partita. È stato chiamato il fallo antisportivo, anzi no, infatti i giocatori del sustento in maniera errona non erano andati a saltare. C'è ancora un libero per Centanni, 32 secondi al termine del primo quarto. Costa Volpino non va a saltare per questo secondo libero da parte di Centanni, che realizza. Non c'era il fallo antisportivo, anche Centanni era rimasto un attimo sorpreso, pensavano i giocatori ospiti di aver ottenuto la chiamata di fallo antisportivo, così non era. 44-37 ora il punteggio, ultimi 20 secondi del secondo quarto, c'è una discrepanza di circa 7 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Tap out di Passaretti, che riesce a garantire un extra possesso dai Pirati, che ora si possono attaccare fino alla fine. Scoda Volpe dal palleggio sul blocco di Laguzzi, Scoda Volpe arresto e tiro dalla media distanza, errore, Passaretti non riesce a correggere, tiene lì poi il pallone Michele Squeo. Allora termina il secondo quarto, sustento avanti sul punteggio di 44-37. Un'occhiata alle statistiche, sono 12 per Scoda Volpe nelle fila del sustento, 9 invece per Graviano dall'altra parte, 13 per Centanni e 11 invece per Michele Squeo. Inizia il secondo tempo al Palamellano di Sesto, si riparte sul 44-37 in favore della formazione di casa sul parquet con Scoda Volpe, Samoggia, Graviano, Laguzzi e Villani. Dall'altra parte ci sono invece Centanni, Bergamin, Squeo, Borghetti e Pilotti. Il tiro mandato per aria da Bergamin non ha trovato fortuna, Squeo però è riuscito a mantenere vivo nell'attacco del sustento. C'è Scoda Volpe dall'altra parte, tiene il pallone contro la pressione di Borghetti, Villani in punta, arriva Laguzzi per bloccare il cambio difensivo con Squeo, e poi il pallone che arriva dentro per Laguzzi che si appoggia ancora al vetro, manda a referto altri 2 punti, 46-37 il punteggio in favore del sustento. Pilotti, la partenza lontano da canestro contro Samoggia, c'è il fallo secondo gli arbitri.
piuttosto severa la sanzione a giudizio di Samoggia, che aveva posizione tutto sommato onesta, ed è il terzo personale per Giuliano Samoggia, che non è riuscito ancora a entrare a pieno in questa partita proprio a causa dei problemi di falli. Per il momento rimane in campo coach Marco Sassaro, va a dire la sua al direttore di gara, mentre Andrea Pilotti manda a segno il primo dei due liberi a sua disposizione. 6 punti nella partita del giocatore classe 1980. Ancora in lunetta 2-2, 39-46 ora il punteggio. Rimessa eseguita con Graviano, che riceve ora il pallone preso in consegna da Centanni, esce dall'altra parte Villani, c'è la palla invece per Samoggia che finta il tiro da 3 punti, poi spazio per Graviano ancora battezzato dalla lunga distanza, si avvicina a canestro, prende l'arresto e tiro, altri 2 punti per Graviano, che arriva così a 11 punti segnati nella sua partita, diventando il secondo miglior realizzatore del sustento alle spalle di Dario Scodavolpe. Qui Samoggia contro Pilotti, che lo attacca sapendo bene che è gravato di 3 falli, errore, ma poi tiene vivo al rimbalzo, realizza Michele Squeo, altri 2 personali per Michele Squeo, 2 stagioni quasi in doppia cifra di media in precedenza a Costa Volpino, per lui prima dell'avventura a Bergamo, è arrivato nuovamente nella formazione di Costa Volpino e sta tornando alle vecchie abitudini Michele Squeo, con fino a questo momento 9 punti e 10 rimbalzi di media a partita nelle gare disputate da dicembre in poi con Costa Volpino. Pallone rimesso in gioco, Graviano gioca spalle a canestro con Centanni, gran palla per Villani che segna, Fabio Villani da 2 punti, ma che palla che gli ha dato Mauro Graviano con una frustata poggiata per terra, e il pallone che arriva giusto per il capitano del sustento. Dall'altra parte ancora problemi di marcatura su Squeo, che però stavolta è sfortunato, non trova altri 2 punti. Attacca il sustento sul più 9 Laguzzi, Pilotti che sporca la linea di passaggio a 7 minuti e 51 secondi dal termine del terzo periodo di gioco qui al Palamellano. Rimessa dal lato per il sustento, come detto in vantaggio di 9 lunghezze, 50-41 ora il punteggio. In punta c'è Samoggia, Scodavolpe la finta e poi la partenza in palleggio, c'era probabilmente un contatto in questa circostanza non ravvisato però dagli arbitri, è ripartita Costa Volpino con Centanni, gran palla anche qui per Bergamin che è troppo generoso in questa circostanza, poteva andare a concludere, finisce invece col perdere il pallone. Dall'altra parte Laguzzi osserva il piazzamento dei compagni, decide di tornare dalle parti di Mauro Graviano, dall'altra parte si smarca e riceve palla Villani, poi ancora in punta per Graviano, Graviano che osserva il taglio di Laguzzi, spalle a canestro, si appoggia ancora al vetro, stavolta la sua conclusione non trova altro che il tabellone. Centanni, un motorino inesauribile, va dentro anche lui, non trova la conclusione, la conclusione giusta in penetrazione con la mano destra, si è alzato dalla panchina intanto Elia per dare indicazioni ai compagni di squadra, il pallone per Samoggia che fa circolare poi per Villani, ribalta con qualche rischio Laguzzi, il pallone arriva sulle mani di Scodavolpe, trattenuto alle spalle in maniera clamorosa dal suo avversario diretto, e il signor Rubera che non vede nulla. Davvero curiosa questa circostanza, per non usare altri aggettivi, si è vista, perché era in favore di Camera, una trattenuta di maglia evidente su Scodavolpe, nulla da ravvisare secondo gli arbitri, tra l'altro uno dei due era perfettamente piazzato. Dall'altra parte è arrivato un altro canestro dalla lunga distanza per Pilotti e accorcia sul meno 6 ora Costa Volpino, che si rifà avanti ora con coraggio, la partenza in palleggio, ora la tenta Giuliano Samoggia, trova la posizione difensiva non perfetta secondo gli arbitri da parte di Simone Centanni, fallo personale del playmaker di Costa Volpino, il primo della sua partita, e a 6 minuti e 15 secondi, tanto piccola interruzione della partita, viene richiamato Scodavolpe probabilmente per le proteste in precedenza, il direttore di gara che ha torto marcio in questa circostanza, ora va a dire qualcosa anche alla panchina del sustento, arriva il richiamo, ripetiamo, una svista clamorosa e anche piuttosto grave, in precedenza c'era un fallo assolutamente evidente su Scodavolpe che riceve anche la beffa del richiamo. Fatto sta che, come detto prima, a 6:15 dal termine del terzo quarto il sustento può amministrare ancora 6 lunghezze di vantaggio Samoggia, c'era anche qui forse un tocco sul braccio
Non è così secondo gli arbitri. Ripartita Costa Volpino, consegnato di Belloni, spalle a canestro, buono il giro dorsale ancora di Squeo, davvero maestro in questo tipo di fondamentale, molto molto bravo Michele Squeo, altri due punti per lui. Ora nuovamente meno 4 Costa Volpino sul 46-50, difesa a zona schierata da coach Giubertoni, che sta mettendo ancora in difficoltà il sostento. Qui Samoggia si deve inventare qualcosa, alza la parabola, stavolta è fortunato, segna e c'è il fallo a rimbalzo commesso da Pilotti che protesta. Ci sarà rimessa dal fondo per il sostento, il canestro realizzato da Samoggia ovviamente è valido ed è il terzo della sua partita, sono 6 punti complessivi per l'ex giocatore tra le altre di Santa Croce Olbia e Silver Porto Torres. Rimessa dal fondo è eseguita, Graviano ha spazio, può attaccare Belloni dal palleggio, palla ottima ancora dentro per Laguzzi che stavolta trova l'appoggio vincente a canestro, 4 punti in fila per il sostento che viene fuori da questo momento di difficoltà, 54-46, ora più 8 per i Pirati, consegnato di Pilotti per Centanni, tiene il cambio difensivo molto bene Laguzzi e poi Villani cerca di usare il fisico contro Squeo in evidente difficoltà, in quella circostanza deve aiutarsi come può ed è ovviamente giusto il fallo in questa circostanza, sanzionato al capitano del sustento. 5-18 ancora da giocare nel terzo quarto, in piedi delle indicazioni ora anche Trionfo, gravato di 3 falli, perso sulla rimessa qui Pilotti, ma arriva per la stoppata Giuliano Samoggia che caccia indietro il pallone. Applausi del pubblico per questa giocata difensiva da parte di Giuliano Samoggia. Qui ancora una volta una disattenzione su Bergamin, fermato con il fallo molto evidente anche in questo caso sulla rimessa, qualche problema nelle ultime due circostanze per il sustento. Fallo qui speso da Graviano, il secondo della sua partita, liberi per Andres Bergamin, non granché il suo impatto all'interno di questa partita, lo abbiamo già sottolineato nel corso del secondo periodo, 2 punti in 19 minuti, 2 rimbalzi, queste le sue statistiche. Bergamin ora in lunetta, si asciuga il parquet dopo la caduta di Graviano in precedenza. Allora Costa Volpino che, come già accaduto nel corso del primo tempo, è riuscita a ricucire sul meno 4, ma è stata ricacciata indietro dal sustento con due giocate importanti. Prima di Samoggia con il tiro dalla media distanza e poi di Laguzzi con il canestro su assist di Graviano. Primo libero a segno per Bergamin che fa 2-2, rimessa ora eseguita dal sustento che può tornare palla in mano sul più 6 in zona d'attacco. Laguzzi dentro per Samoggia, combinano molto bene i due, gran circolazione qui da parte del sustento, ancora un canestro dal pitturato e si trovano bene Guillermo Laguzzi e Giuliano Samoggia. Attacca ora Costa Volpino dal palleggio con Belloni, Pilotti prova a prendere il centro dell'area, si palleggia per un attimo su una gamba, finisce col sbagliare il tiro, poi tap out a rimbalzo di Laguzzi, controlla Villani che dà all'indirizzo di Scodavolpe, poi ancora Guillermo Laguzzi in mezzo alle gambe, consegnato per Villani, taglia dentro il giocatore argentino che ribalta molto bene per Graviano, linea di fondo di Graviano, gran scarico per Laguzzi che però poi sbaglia, ma anche qui il sustento era riuscito a trovare il ritmo in zona d'attacco. Centanni va dentro sfidando Villani, messo in ritmo, piedi per terra, Pilotti tripla da giocatore importante qual è Andrea Pilotti, 13 punti nella sua partita. Ora con questa tripla a meno 5 Costa Volpino che rimane sempre lì aggrappata al sustento, 56-51, 4 minuti 5 secondi per chiudere il terzo quarto. Villani sulla pressione di Bergamin, poi si va dalle parti di Scodavolpe che è il mismatch con Squeo, si preferisce invece andare da Laguzzi che ha un altro mismatch stavolta con Belloni. Il tiro del giocatore di Hernando è sbagliato, ma il sostento potrà ancora attaccare con una rimessa dal fondo di cui si andrà a incaricare Villani, 3 secondi per il tiro dei Pirati, cambio, esce Laguzzi visibilmente stanco, tanti e meritati gli applausi per lui, cambio anche per coach Giubertoni che spedisce sul parquet Esposito, richiamato in panchina invece Squeo che avrà così possibilità di riposare un po'. Squeo con 15 punti, il miglior realizzatore di questa partita. Scodavolpe riceve bene sotto canestro, layup con la mano mancina, ringrazia Villani per il favore, più 7 Pirates con questa rimessa dal fondo giocata davvero benissimo, 2 punti ancora per Dario Scodavolpe. Ora sono
14 punti nella sua partita. Dall'altra parte la tripla la mette Simone Centanni, stavolta sta tirando molto bene Costa Volpino all'interno di questa partita. Costa Volpino che tra l'altro torna sul meno 4, 54-58. Il Sustentu prova a rispondere invece con Villani, in punta c'è Graviano, spezza il raddoppio, Graviano messo in ritmo, Samoggia da tre, Giuliano Samoggia sbaglia, ma rimbalzo d'attacco per Graviano, importantissimo, il Sustentu ancora riesce a rimanere nella metà campo offensiva. Scoda Volpe a lavorare sul blocco di Samoggia, prova a forzare il blocco, Belloni viene sanzionato con il fallo personale da parte della coppia arbitrale, rimessa in attacco per il Sustentu, terzo fallo di squadra per Costa Volpino, rimessa di cui si incarica ora Capitan Villani, 3 minuti 3 secondi per chiudere il terzo quarto, sempre più 4 Sustentu, 58-54, riceve trionfo, perde palla però sulla pressione di Pilotti, Pilotti in contropiede, usa il braccio esterno, si protegge molto bene, meno 2 Costa Volpino, firmato ancora una volta Andrea Pilotti, e Sesqueo era stato il giocatore che aveva capitanato la rimonta nel primo tempo, ora ci sta pensando Andrea Pilotti, meno 2, 5-6, 5-8 per chi attacca, ancora Samoggia prova a prendersi responsabilità attaccando dal palleggio, in ritardo sulla sua partenza Esposito, fallo per il giocatore in canotta numero 20 di Costa Volpino, rimessa in zona d'attacco ancora per il Sustentu, quarto fallo di squadra, dunque dal prossimo si andrà a tirare Costa Volpino che ha speso il bonus, mano sinistra per Graviano, non trova il corridoio di penetrazione, prova a usare il fisico, il tiro cadendo all'indietro è regolare, Graviano sta giocando davvero una gran partita e sta trovando facilità nelle conclusioni d'attacco, 13 punti anche per lui, 60-56 il punteggio, partita che diventa incandescente, c'è pronto Borghetti sul cubo dei cambi, gran palla letta però molto bene di Centanni da parte di Fabio Villani, poi contropiede 2 contro 2, trionfo finisce però col pasticciare, non riesce a servire Samoggia che arrivava là sotto per ricevere il pallone, trionfo che si accusa dell'errore, dell'ingenuità commessa, torna a capochino in zona difensiva, cambio eseguito da Costa Volpino, c'è campo come detto in precedenza per Borghetti e torna sul parquet anche Michele Squeo, esce Pilotti molto stanco ma è stato come detto in precedenza il grande protagonista della rimonta di Costa Volpino nel corso di questo terzo quarto, Costa Volpino che in precedenza è stata anche sul meno 2, attacca dal palleggio Belloni preso in consegna da Elia, anche lui è tornato in campo nelle fila del Sustentu, Belloni chiude il palleggio forse un po' troppo presto, trionfo in un accoppiamento un po' rischioso con Squeo e poi tripla frontale mandata a segno da Esposito, meno 1 Costa Volpino ora con la tripla di Esposito, un po' fuori da questa partita ma ora ci ha messo una gran giocata Esposito, prova a rispondere Samoggia dall'altra parte, che giocata di Giuliano Samoggia che in un ginepraio ha trovato l'equilibrio per andare a segno con le semigancia appoggiato al vetro, Centanni prova a sfruttare il mismatch, lo fa da campione Simone Centanni dopo lo step back, altri 2 punti, 18 nella sua partita, Centanni che arriva dall'esperienza in A2 con Barcellona Pozzo di Gotto, sta guidando dal punto di vista offensivo Costa Volpino nel corso di questa stagione, c'è un isolamento per Elia, spalle a canestro, il ribaltamento per Villani, il ritmo Samoggia da tre, Giuliano Samoggia, viene giù il palamellano, più 4 Sustentu, la tripla di Samoggia, attenzione però perso qui Borghetti in angolo, ha rischiato grosso il Sustentu, Centanni ancora da Borghetti, stavolta si prende il tiro da tre, lo manda a segno, sta tirando con percentuali stellari Costa Volpino in questo terzo quarto, la partita è diventata bellissima, sempre più 1 per i Pirati, 6-5, 6-4 per chi attacca, il pallone ora per Graviano, poi c'è Villani che lavora sul blocco di Trionfo, Borghetti va a prenderlo in consegna, si apre Trionfo, va dentro invece in penetrazione Graviano che alza la parabola contro Squeo, non riesce a trovare il bersaglio, allora con 19 secondi sul cronometro del terzo quarto Costa Volpino può attaccare addirittura per il sorpasso dal palleggio, c'è Simone Centanni accoppiato con Fabio Villani, sale Squeo per il blocco, Centanni da 3 punti, primo ferro, Samoggia vola letteralmente a rimbalzo, Nicola Elia prova a prendere la preghiera, Elia solo tabellone, finisce il terzo quarto, davanti c'è ancora il Sustentu Sesto, ma di una sola lunghezza, 65-64 il punteggio.
Rinizia la partita, più uno su Stentus, 6-5-6-4. Mauro Graviano va a chiamare lo schema a maglia, servito Giuliano Samoggia, lontano dal canestro, preso in consegna da Squeo, poi c'è Villani che sbraccia contro la pressione di Borghetti, che va a cercare palla anche decisamente sopra le righe, poi va dentro in penetrazione Graviano, altri due importanti per il play del Sustentu, assoluto protagonista di questa partita. Ora 15 personali per lui, dall'altra parte con il braccio esterno, pericolosissimo. Ancora una volta Coltro che è entrato per la prima volta in questa partita. Squeo apre la strada per Centani, poi in angolo Esposito da tre, stavolta non c'è fortuna per Costa Volpino, tiene lì il rimbalzo Elia, parte la transizione del Sustentu con Graviano che però che preferisce aspettare i compagni, Elia lavorare sul blocco di Samoggia che poi si apre, dall'altra parte c'è Graviano un po' fermo ora l'attacco del Sustentu, 9 secondi per il tiro, Villani va per la ricezione in post di Trionfo accoppiato con Coltro, c'è il fallo del giovanissimo giocatore in maglia numero 9 di Costa Volpino, Mattia Coltro, giocatore del 97, 2,9 punti in 12,7 minuti di impiego da parte del suo allenatore, rimessa del Sustentu, rimessa dal fondo, Trionfo si prende subito il piazzato dalla media, lo manda a segno, torna a segnare Romeo Trionfo, fermo agli 8 punti del primo quarto, ora sono 10 per lui e il Sustentu prova a ricacciare indietro gli assalti di Costa Volpino, Esposito fuori dall'arco, Squeo prova a prendere posizione, ha un accoppiamento vantaggioso con Trionfo, si va invece da Centani, l'ha marcato per larghi tratti molto bene d'anticipo Trionfo impedendogli la ricezione, dettaglio questo difensivo molto molto importante, applaude in panchina anche coach Sassaro. Graviano a lavorare sul blocco di Samoggia che ha spazio per un attimo per il tiro da tre, preferisce andare in penetrazione, Squeo che lo trattiene per un braccio andando a rischiare grosso, c'è solo il fallo per Michele Squeo che ovviamente è molto più lento di piedi rispetto al suo avversario diretto, in questo caso Giuliano Samoggia. Centani va a sbattere ancora una volta il pallone per terra e simili gesti di stizza non sono stati perdonati alla squadra di casa da parte degli arbitri varie volte nel corso di questo campionato. Time out in campo, dunque piccola interruzione della partita. Riprende il gioco, ci sono liberi per Giuliano Samoggia che è pronto in lunetta, il primo tiro a cronometro fermo però non trova fortuna, sono 13 i punti fino a questo momento mandati a segno dal giocatore sassarese, ancora una chance per lui e arriva il canestro del più 6 su Stentu sul 70-64, 8-13 per chiudere il match, Centani contro Villani, scivola per terra Villani, poi Centani sulla pressione di Trionfo, questo è un fallo in attacco evidentissimo con Centani che era un po' frustrato per la pressione a suo dire irregolare ricevuta in precedenza. Coach Giubertoni va a predicare calma, coach Sassaro anche lui protesta perché Centani è andato in maniera evidente sopra le righe in questa circostanza, partita che rischia di accendersi dal punto di vista agonistico e coach Giubertoni va a dire a Centani stai tranquillo, non perdere la lucidità, Centani che non si dà pace ma è stata davvero plateale la sua infrazione, il suo fallo commesso in precedenza, 8 minuti 6 secondi per chiudere l'ultimo quarto di gioco, più 6 Accademia, 70-64, ora Graviano che va dalle parti di Villani, c'è spazio per la tripla di Trionfo, da tre Trionfo non trova fortuna, rimbalzo di Squeo che strappa via il pallone, gomiti larghi per lui, Centani poi prova la partenza in palleggio, lo tiene bene Villani, lo costringe a un difficile arresto e tiro, Centani torna sul pallone, finisce col perderlo, poi nuovamente da terra riesce Samoggia a servire il suo playmaker Graviano, cambio di mano, altro fallo evidente da parte di Borghetti, in questo caso Borghetti che era stato seminato facilmente da Graviano con il cambio di mano, è pronto un cambio con Centani che ha bisogno di sbollire un pochino dopo le proteste in precedenza, ha bisogno di recuperare un po' di lucidità, allora il suo allenatore saggiamente lo richiama in panchina rispedendo sul parquet invece il suo pari ruolo Francesco Belloni con la canotta numero 14, 7 minuti 36 secondi al termine del ultimo quarto di gioco, scusate,
e andiamo a riepilogare anche quelli che saranno i prossimi impegni delle due squadre in campo. Crema Sestu nel prossimo turno invece Costa Volpino riceverà sul proprio campo la formazione di Orzi Nuovi. Tanto seguiamo l'iniziativa uno contro uno di Samoggia, non c'è spazio da quella parte, allora la tripla di Elia che stavolta è corta, rimbalzo controllato da Squeo e Belloni che riceve poi il pallone dal compagno, chiamato lo schema Villani a mettere ancora tanta pressione sul portatore di palla avversario. Si apre Piloti che è tornato in campo, Squeo con il blocco ancora una volta granitica, poi l'iniziativa di Borghetti che viene ricacciato in dietro da un fallo, ha ricevuto un colpo sul viso Borghetti che ora è dolorante, è arrivato il fischio arbitrale, fallo sanzionato a Graviano probabilmente in questo caso se non ho visto male, rimessa dal fondo per Costa Volpino con Belloni che è pronto a eseguire, 14 secondi per il tiro dalla formazione ospite, si smarca Piloti che ha un'autostrada là davanti, fischio arbitrale, vediamo per sanzionare cosa, fallo ancora di Graviano ed è il terzo, ora sì c'è un problema là in cabina di regia, vediamo come gestirà la situazione coach Sassaro anche se c'è poco da amministrare ormai a 7 minuti 6 secondi dal termine. Tanto viene fischiato un altro fallo, Borghetti è finito nuovamente a terra e c'è il fallo personale di Nicola Elia che a questo punto deve stare attento a non peggiorare le cose e ad andare a prendere anche un fallo tecnico. Cercano di placarsi gli animi anche in panchina. Ora tutto pronto per la ripresa del gioco, Piloti che anche stavolta era stato bravo a prendere d'anticipo Samoggia, fuori dai blocchi riceve Belloni, accoppiato ancora con Villani, sale Squeo per il blocco, finisce a terra, trionfo, fallo in attacco di Costa Volpino con Bergamin che va a protestare, lamenta una trattenuta di maglia. Molto bravo qui Romeo Trionfo, quarto personale intanto per Andres Bergamin e il sostento che viene fuori senza danni da questo attacco di Costa Volpino. Intanto c'è pronto un cambio, esce Samoggia, entra in campo invece Guillermo Laguzzi, applaudito Samoggia, applaudito anche Laguzzi, importante nel corso di questa partita. Quintetto basso ora per il sostento con Laguzzi praticamente come unico lungo e con Trionfo invece che andrà ad agire in posizione di 4, esperimento tattico se vogliamo così chiamarlo, provato e riprovato anche con successo varie volte nel corso di questa stagione da parte del sostento. Ora coach Sassaro a colloquio con uno dei suoi vice Luca Palmas. Si discute della difesa di Costa Volpino, qui tripla dall'angolo, Nicola Elia, fondamentale quando la palla diventa pesante, Nicola Elia risponde sempre presente, terza tripla della sua partita, una più importante dell'altra. Borghetti dall'altra parte cerca spazio, Piloti contro Laguzzi, palla dentro per Squeo, riesce a tenere lì il pallone, Elia a caccia della sfera, Squeo riesce comunque a mandare per aria un tiro che però viene respinto dal ferro, allora il sostento che torna in zona d'attacco, 6 e 13 per chiudere il match. Graviano per Villani, ancora zona per Costa Volpino, Trionfo fa circolare per Villani, ancora il passaggio un po' rischioso qui per Graviano che va dentro alzando la parabola, solo tabellone, rimbalzo di Laguzzi che però non riesce a correggere, attacca Borghetti dall'altra parte con Graviano, scusate, Trionfo che cerca di prendersi un altro sfondamento, aperta la linea di penetrazione per Belloni che va a realizzare con la mano sinistra, problemi fisici per Laguzzi che ha subito un colpo probabilmente al petto, deve uscire dal campo Laguzzi, problema sembra più serio del previsto. Non sono certo a questo punto che si tratti solamente di una botta subita, si alza subito dal cubo dei cambi Davide Varrone, è forse un problema muscolare, anzi sicuramente un problema muscolare per Guillermo Laguzzi che deve uscire dal campo. La sfortuna non ne vuole sapere di lasciare in pace l'Accademia nel corso di questa stagione. Ricordiamo che il miglior realizzatore dell'Accademia, vale a dire Mirko Pilo, che sta mandando a segno 11,5 punti di media in questa stagione, non può prendere parte a questo incontro a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille. 5 e 48 per chiudere il match, sempre davanti il sustento, ora sul più 7, 73 a 66. Si apre Trionfo che riceve il pallone e poi il
la sfera oltre l'arco per Graviano, ancora trionfo, battezzato da tre, trionfo! Segna Romeo, trionfo, fa male Costa Volpino a battezzare le conclusioni dell'ala nativa di Mesagne, 13 nella sua partita. Squeo qui vuole attaccare ancora Varrone, va invece fuori da Bergamin che cerca di attaccare dal palleggio, 8 secondi per il tiro di Costa Volpino, la stoppata di Varrone su Bergamin che è caduto molto male sulla schiena, si lamenta, attenzione, è caduto molto male sulla schiena Andrés Bergamin che si contorce dal dolore, davvero una scena abbastanza preoccupante. E a terra Bergamin, c'è bisogno dell'intervento di un'ambulanza direi a questo punto, purtroppo Bergamin è a terra ed è molto molto dolorante, arrivano con fin troppa calma forse i sanitari mentre Squeo è molto molto nervoso e si arrabbia in particolare con uno dei direttori di gara, addirittura coach Sassaro deve andare a placare la sua ira, secondo lui forse non era del tutto pulito il fallo di Varrone che a dire il vero era assolutamente onesto, è andato per la stoppata a Varrone, poi Bergamin è stato sfortunato nel ricadere, è caduto male sulla schiena, sulla parte, sulla zona lombare, speriamo davvero che non sia nulla di grave per il giocatore italo-argentino di Costa Volpino, non un pomeriggio semplice per lui quest'oggi a Sestu e c'è purtroppo bisogno dell'intervento dell'ambulanza con Bergamin che rimane a terra. Cinque minuti e 13 ancora da giocare, ci sarà probabilmente una pausa che andrà per le lunghe. Bergamin non può muoversi, allora purtroppo deve entrare in campo la Barella. Non avremmo mai voluto che questa partita subisse questo genere di sporcatura proprio nel momento in cui si era fatta davvero bella, incerta, interessante. Anche coach Giubertoni va a dare assistenza in qualche modo al suo giocatore che rimane a terra, non riesce ad alzarsi, allora viene adagiato sulla Barella, verrà probabilmente portato, anzi sicuramente portato all'ospedale per dei controlli. Un enorme in bocca al lupo ad Andrés Bergamin. Che subito dopo essere caduto a terra è iniziato a contorcersi dal dolore e ora viene portato via fuori dal campo tra gli applausi del pubblico di Sestu. Ripetiamo, grande, grandissimo in bocca al lupo ad Andrés Bergamin, speriamo che sia solo una botta, per quanto dolorosa e nulla più. Posto di Bergamin intanto è entrato in campo Francesco Belloni per Costa Volpino che dunque andrà a prendersi i tiri che sarebbero spettati al compagno di squadra. Riepiloghiamo anche la situazione di punteggio, più 10 su Stentu, 76 a 66, triple importanti sono arrivate negli ultimi minuti da Nicole Lia ma anche da Romeo Trionfo. Un tiro da tre punti frontale mandato a segno in precedenza dopo che la difesa di Costa Volpino lo aveva sostanzialmente battezzato. Calato un inevitabile silenzio qui al Palamellano con anche ovviamente il pubblico di casa, tutti gli spettatori preoccupati un po' per le sorti del giocatore Andrés Bergamin, ora nell'infermeria qui del Palamellano. 2 su 2 dalla lunetta intanto per Belloni che gestisce a dovere questa chance dalla lunetta. Trionfo qui dalle parti di Scodavolpe che nel frattempo è tornato in campo per il sostento, lavora con la mano sinistra contro Borghetti che va a cercare palla, Scodavolpe si guadagna un vantaggio, va dentro, appoggia al tabellone, completamente
fuori misura, però la sua conclusione scivola a fondo campo. Anche il giocatore del Sustentu che ha rischiato anche lui di farsi male scivolando sulla caviglia, nessun problema per lui. Squeo è andato a scambiare qualche parola con lui, abbiamo già sottolineato in precedenza il nervosismo di Squeo. Vedremo come proseguirà la partita anche dal punto di vista agonistico. Ora Centanni prova a smarcarsi fuori dai blocchi, riceve il pallone controllato da Villani, manda via Borghetti che poi blocca per Pilotti. Centanni qui scivola e fallo in attacco di Centanni, chiamato il fallo in attacco. Vediamo se proprio a Centanni, anzi a Pilotti, è così. Pilotti che è andato a bloccare in maniera irregolare cercando di liberare spazio per un compagno, non è fallo di Centanni che era semplicemente scivolato in precedenza, fallo invece di Pilotti, secondo della sua partita. 4:36 per chiudere il match, più 8 su Stentu, 76-68 il punteggio. Rimessa dal fondo di cui si incarica Nicola Elia Trionfo, riceve il pallone, difesa allungata ora per Costa Volpino. Elia dal palleggio sulla pressione di Belloni, messo un po' in difficoltà, deve andare dalle parti di Trionfo che qui commette un'ingenuità andando a sbracciare un po' troppo sulla pressione, forse anche oltre il limite da parte di Pilotti. Partita decisiva questa in chiave salvezza che si gioca anche sul filo della malizia, delle giocate maliziose. Qui Pilotti, di esperienza, di mestiere, andato a prendersi questo fallo dolorante, va a chiedere scusa ora Romeo Trionfo. 4:25 per chiudere la partita, partita che speriamo non si incattivisca dal punto di vista agonistico. Ora Pilotti ancora a gomiti larghi a bloccare, va Villani a commettere fallo. Pilotti sta giocando parecchio sporco a questo punto della partita, ma sa evidentemente farlo. Qui va a prendersi il fallo di Villani, che dal canto suo invece è un po' ingenuo nel far vedere questo accenno di reazione nei confronti dell'avversario. Pilotti in lunetta per due liberi, il primo non va a buon fine per l'esultanza del pubblico di Sestu. Pilotti che all'interno di questa partita ha realizzato 15 punti, ora diventano 16. 69 per Costa Volpino, 76 per il Sustentu. Stiamo entrando nella parte decisiva di questa gara, il consegnato di Trionfo gravato, lo ricordiamo, di 4 falli a questo punto della partita. Scoda Volpe, palla in mano, poi Nicola Elia a lavorare sullo show difensivo di Squeo. Ottimo il pick and roll con Varrone che si divora un canestro incredibile, era un layup facile questo per Davide Varrone che ha sbagliato però Squeo. Seguiamo intanto l'azione di Pilotti che gioca in avvicinamento contro Elia, lo batte con l'uso del fisico ma sbaglia il rimbalzo di Scoda Volpe, poi la volano letteralmente delle gomitate e gli arbitri stanno perdendo decisamente il polso della partita. È pronto intanto tornare in campo Giuliano Samoggia per il Sustentu. Esce Davide Varrone, ha avuto sulla mano sinistra in precedenza una possibilità importante per riportare il Sustentu avanti sul più 9. Saranno liberi intanto per Scoda Volpe. Entrambe le squadre hanno speso il bonus a 3 minuti e 35 secondi dal termine del match. Ultimo quarto non bellissimo dal punto di vista spettacolare, è stato però molto intenso dal punto di vista agonistico. Primo libero realizzato da Scoda Volpe, ora sono 13 nella sua partita. Ancora in lunetta il giocatore nativo di Latina, 2 su 2 importante, più 9 su Stentu, 78-69. Belloni a portare palla dall'altra parte, serve poi Michele Squeo attaccato da Trionfo, si va poi da Pilotti che attacca dal palleggio. Elia usa le braccia, Pilotti chiede un fallo antisportivo usando probabilmente molta fantasia in questo caso, va un passo anche dalla sanzione di fallo tecnico. Ci saranno due liberi, dovrà accontentarsi di due liberi Andrea Pilotti. Tutto pronto per la sua esecuzione, il primo libero realizzato da Pilotti che continua
a realizzare all'interno di questa partita, il secondo miglior realizzatore nelle file di Costa Volpino, ora con 18 punti, anzi ha eguagliato Cent'anni a quota 18, qui tenta addirittura uno sgambetto Pilotti, sta rischiando qua, addirittura cercava la gomitata su Samoggia, gli arbitri non trovano nulla da fischiare, poi pasticciano Cent'anni e Borghetti, qui finiscono col perdere palla. Scodavolpe vuole congelare il possesso, c'è il mismatch con Squeo, vediamo se lo attacca dal palleggio Scodavolpe, 14 secondi per il tiro, ancora Scodavolpe gioca in isolamento, il gioco di ball handling per Dario Scodavolpe, va dentro con la mano sinistra, scarico per Villani, cerca di andare nuovamente dentro, non trova però l'equilibrio per andare a segno Fabio Villani, ripartito Cent'anni dall'altra parte, meno 7 Costa Volpino 78-71. Ora ci sono c'è Squeo nel pitturato, ma si prende la tripla, la manda a segno Borghetti, non si arrende Costa Volpino all'interno di questa partita, è tornata sul meno 4 ora la formazione ospite, quella pressione di Belloni su Elia, va dentro con la mano destra, Elia anche qui probabilmente ci poteva stare un fischio arbitrale ai danni di Elia. Cent'anni, la tripla che si spegne però sul primo ferro, rimbalzo di Villani, chiama lo schema maglia Scodavolpe che ora agisce in posizione di playmaker, c'è bisogno anche della sua leadership, della sua esperienza, così come di quella di Giuliano Samoggia che va ora con il possesso in punta, c'è Fabio Villani, due minuti al termine, Scodavolpe dal palleggio, 8 secondi per il tiro, rolla dentro Samoggia, non può però ricevere, allora si va da Villani, anticipo di Pilotti, è falloso secondo gli arbitri e ci saranno liberi per Giuliano Samoggia a 1 minuto e 53 secondi dal termine, timeout in campo a chiamarlo è stato Massimo Giubertoni. Due liberi a disposizione per Giuliano Samoggia, il primo va a segno, sono 15 nella sua partita, Giuliano Samoggia disposizione. Ancora un altro libero, anche il secondo va a segno, 2 su 2 più 6 Accademia, 80-74, 1 minuto e 50 per la conclusione dei giochi. Simone Cent'anni a lavorare dal palleggio contro Graviano che è tornato in campo, Graviano che poi si stampa su un blocco di Squeo, Cent'anni la partenza in palleggio, poi l'arresto e tiro vincente, che giocatore Simone Cent'anni, 20 punti personali a referto quest'oggi, ancora meno 4 Costa Volpino, 1 minuto e mezzo ancora da giocare, Samoggia in punta, va a servire Nicola e lì ha controllato da Belloni, taglia e riceve poi in uscita dai blocchi Graviano, dall'altra parte c'è Scodavolpe che va dentro in penetrazione, Squeo lo prende in consegna, la tripla di Scodavolpe, secondo ferro, rimbalzo conquistato da Cent'anni, parte una nuova azione offensiva da parte di Costa Volpino con Cent'anni dal palleggio con la mano sinistra, Squeo che qui usa un braccio di troppo su Scodavolpe, secondo gli arbitri è fallo del giocatore in canotta bianca numero 1, è il secondo della sua partita se non ricordo male, è rimessa, anzi ovviamente bonus speso da un pezzo da parte dell'Accademia, dunque ovviamente ci sono liberi anche per Costa Volpino qui con Michele Squeo pronto a eseguire, 15 punti, 9 rimbalzi, partita molto molto importante da parte di Michele Squeo che ora avrà a disposizione due liberi molto pesanti, vedremo come se la caverà dalla lunetta il 2,7 metri cresciuto nel settore giovanile di Rimini, prova a disturbarlo il pubblico del Palamellano, sbaglia il primo libero Michele Squeo, ora incoraggiato da Andrea Pilotti il suo capitano, ancora Squeo in lunetta per il secondo libero, questo va dentro e allora meno 3 Costa Volpino, 80-77, 1 minuto 4 secondi ancora da giocare, Graviano per Elia, poi Samoggia in punta, si apre e riceve ora Dario Scodavolpe, dall'altra parte si fa vedere Graviano contro Cent'anni, mano sinistra, trova un varco Graviano che realizza, si addormenta la difesa di Costa Volpino e Graviano ne approfitta per il più 5, 77-82, ora Cent'anni che scivola sul parquet, Graviano va a contendere il pallone, lo recupera poi Squeo, Belloni in angolo da Borghetti, poi per servire il taglio di Pilotti, semigancio vincente di Pilotti che con mestiere ancora riesce a trovare due punti, Graviano
dopo la rimessa, lo attacca Centani che cerca di disturbarlo. 25 secondi al termine, sempre più 3 su Stentu, 82 a 79. Il tecnico di Costa Volpino tra pochi istanti immaginiamo chiederà di far fallo su Graviano. Ora c'è l'accoppiamento tra Graviano e Squeo. Samoggia invece contro Centani, un po' di impasse nell'attacco del Sustentu. Graviano prova a fare tutto da solo, va a segno, esplode il Palamellano, più 5 Pirati sul 84 a 79. È probabilmente il canestro che chiude la partita a 5 secondi dal termine. Ultimi 5 secondi di partita, rimessa in attacco per Costa Volpino, tripla rapida presa da Centani, airball per Centani, un secondo alla fine e finisce qui. Vittoria importantissima per il Sustentu Sestu, che è ancora vivo, ancora speranza all'interno di questo campionato. Battuta la Vivigas con il punteggio finale di 84 a 79. I Pirati riprendono Iseo al penultimo posto, a quota 8 punti. Uno sguardo alle statistiche, il miglior realizzatore per la squadra di casa è Mauro Graviano, partita monumentale da parte sua, 19 punti, 4 assist in 35 minuti alle sue spalle, 16 per Giuliano Samoggia, 14 per Dario Scodavolpe, dall'altra parte chiude con 20 punti Simone Centani, 16 per Squeo e 20 anche per Andrea Pilotti. Coach Marco Sassaro, la settimana scorsa dopo la partita di Desio avevi detto questa squadra non ha giocato come una squadra che dovrebbe, che deve salvarsi. Quest'oggi invece la partita è stata completamente diversa, ti ha dato probabilmente le risposte che cercavi. Ci siamo, penso, avvicinati molto all'idea di una squadra nervosa nella maniera corretta. Abbiamo fatto una gara, credo, molto corretta dal punto di vista della tecnica, soprattutto in difesa. Mi sarebbe piaciuto, anzi, fosse stata un po' più sporca, nel senso, nell'accezione positiva dell'aggettivo. Però sicuramente avevamo, fin dal riscaldamento, mi è sembrato di notare un atteggiamento molto, molto corretto, un approccio molto corretto alla partita. Avevamo parlato fin troppo in settimana di quello che era successo. Questa vittoria non cambia minimamente il contenuto di quelle parole, però credo debba fornirci, se ce n'è ancora bisogno dopo 19 partite, ci può indicare nuovamente quale può essere la strada. Domanda difficile, ma non posso non fartela: come si trova continuità adesso dopo una vittoria così? C'è bisogno di dare continuità, evidentemente dal punto di vista dei risultati si va a Crema, un'altra partita non semplice assolutamente dal punto di vista della classifica. Come è possibile trovare più punti in continuità? Il primo pensiero è quello di riuscire a trovare una continuità di allenamento, ed è chiaro che da questo punto di vista l'infortunio che ci ha privato di Pilo e l'infortunio che ci ha privato a 5 minuti alla fine o 6 minuti alla fine di Laguzzi non ci garantisce questa situazione, che per noi dovrebbe essere invece la ricerca della continuità. Però niente, dobbiamo, adesso si può attingere da un altro cassetto che è rimasto chiuso per troppo tempo, cioè quello di un minimo di euforia sportiva che comunque la partita di oggi ci deve creare. Crema durante la prima parte della stagione è stata una delle squadre che ho ammirato maggiormente e ripeto, stasera vedere che la forbice che si era aperta all'andata ad Alto Sebino contro questa squadra non si è chiusa ma si è notevolmente ristretta è un qualcosa che mi dà carica, come la settimana scorsa invece ero stato privato, probabilmente eravamo stati privati, non voglio fare l'errore di pensare solo a me, ma di tanta energia con l'inevitabile preoccupazione e malumore che aveva creato la trasferta di Desio. So che un allenatore non ama mai parlare troppo dei singoli, però non possiamo non sottolineare la prestazione oggi di Graviano. Quasi trovo superfluo farlo, nel senso che io sono una persona con una discreta memoria e mi ricordo benissimo che questo giocatore
fino a pochi mesi fa ha regalato a tutti quanti noi un'enorme stagione, un enorme risultato. Che non sia facile questa categoria è evidente, e che oggi il suo confronto è con giocatori di ottimo spessore come Belloni, come Cent'anni, è abbastanza evidente. Che abbia fatto una grande partita, credo avrò modo di parlare con lui in settimana e di fargli capire, secondo me, quali sono i contenuti di questa grande partita, perché penso ce ne siano. È vero che non amo parlare dei singoli, perché comunque sia penso che soprattutto nello sporchissimo lavoro di sacrificio che stiamo cercando di fare, credo che l'unica entità da riconoscere come tale è quella della squadra, però oggi potrebbe essere l'ultima apparizione in questo campo di Davide Varrone, e anche oggi ha fatto vedere come deve essere un professionista, la serietà che deve usare un professionista, non solo in settimana quando si è allenato, ma sono da questo punto di vista molto contento per quello che lui ha fatto vedere stasera. Sono molto dispiaciuto, come tutta la società, del fatto che purtroppo credo sia inevitabile che le nostre strade si separino, però io penso che giocatori così, ragazzi così seri, credo che le strade si possono rintrecciare facilmente con le persone serie come Davide è stato con noi. Giuliano Samoggia, quest'oggi una partita difficile, sofferta, ma importava vincere, si è vinto e dunque va bene così. Sì, sì, assolutamente. Nel discorso pre-gara infatti si era detto che questa qua sarebbe stata una finale e così è stata, insomma, anche per intensità, per colpi di scena, è stata una bella partita intensa e meno male che l'abbiamo portata a casa alla fine. Quest'oggi un po' condizionato dai problemi di falli in avvio, un metro arbitrale che è cambiato un po' all'interno della partita, questo ti ha condizionato, però nel finale anche tu sei stato protagonista. Sì, sì, ho fatto un po' di fatica ad abituarmi a questo metro che cambiava in continuazione, però comunque era anche una partita difficile da arbitrare, il campo oggi si scivolava un po', ci sono stati tanti contatti, comunque siamo due squadre che si devono assolutamente salvare, quindi abbiamo dato tutto e ammetto che è difficilissimo arbitrare una partita del genere, poi siamo stati bravi a gestirli anche noi, quindi i falli fatti. Quindi va bene così, magari fare tutti i giorni, tutte le giornate quattro falli, però vincere le partite. Ormai sei qui praticamente da un mese, tra una cosa e l'altra, sì. come ti stai trovando? Beh, vabbè, che mi trovi bene in Sardegna non è una scoperta, visto che comunque sono cresciuto qua, cioè sono cresciuto a Sassari, però la Sardegna è tutta, insomma. Quindi no, sto benissimo, veramente, sto proprio bene. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi.